È stata talmente duttile che ha interpretato anche un ruolo maschile e era nell'idea, nella mia idea, a me piaceva, siccome il rapporto che c'è tra Leopoldo e Ciro, che è anche tra me e Nicola Nocella, è un po' singolare, nel senso che in realtà sembriamo Asterix e Obelix invertiti, e allora io, in quanto Obelix, mi piaceva averci un cagnolino dietro, un cagnolino, eccola là, Chuck! 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 Vieni amore mio, vieni. Ma è il tuo cane? Sì, poi è rimasto a me. Chuck! Oddio, no, prendilo tu così si vede, ti prego. Eccola qua. C'è anche il papione. C'è anche il papione. Ed è quindi la coprotagonista insieme a Paolo Ruffini, esatto, di questo film, in cui tu sei anche regista, sceneggiatore e appunto interprete, esatto, di un personaggio cinefilo da morire. Come lo sono io. Come sei tu, ecco, ci puoi parlare di questo personaggio e di questa storia d'amore bellissima, è una fiaba sostanzialmente. È una fiaba come, però è una fiaba verosimile forse, come, sai, a volte capita, no, che le nostre storie d'amore possano avere dei connotati anche fiabeschi, no? Quante volte ci è capitato che nella vita anche al proprio compagno, alla propria compagna abbiamo detto sembra di essere in un film, sembra di essere in una favola. Questa è quella favola un po' borderline che qualcuno vorrebbe raccontare. E c'è del metacinema, ce n'è tanto, nel senso che io sono un ultimo romantico che addirittura ha un videonoleggio, il film è una continua citazione. Basti pensare che la piazza si chiama Piazza Carlo Pedersoli, perché insomma per me Bud Spencer è un mito assoluto, e se arrivate anche in fondo ai titoli di coda vi renderete conto che tutto il film in realtà è quasi una dichiarazione del fatto che Ciro volesse regalare un filmino per il matrimonio a Leopoldo, ed è il film che io poi ho fatto e che è come se lo regalassi a Nicola Nocella. Quindi il metacinema rientra in un sacco di cose. C'è una citazione spudoratissima da Ratatouille, dove c'è il critico enogastronomico che poi a un certo punto assaggerà la zuppa inglese tanto contesa. Critico enogastronomico che è interpretato da un regista, che è Wolfgang De Biasi, che è il regista di Natale col boss, Natale a Londra, di Una famiglia mostruosa, L'agenzia dei bugiardi. Quindi è in realtà un film d'amore che è la mia dichiarazione d'amore per il cinema. Bene, un'ultima domanda prima di salutarci e di andare a vedere questo meraviglioso film all'anteprima insieme al pubblico. Quanto è difficile raccontare una fiaba romantica oggi al cinema? Guarda, da una parte è difficile perché tu sai che il cinema comunque deve avere, noi non siamo, in Italia è difficile, sarebbe stato complicato fare Il favoloso mondo di Amelie, no? Siamo sempre molto più terreni, siamo sempre molto più concreti, e allora l'importante è raccontare una fiaba senza poi andare a scadere nel grottesco o in altri ambiti. È difficile, però ti assicuro che a me viene molto spontaneo parlare di cose belle oggi. Insomma, sfido qualsiasi autore a volersi alzare una mattina adesso e dire voglio fare un bel film di guerra. Insomma, credo che il cinema abbia ancora il dovere morale di farci sognare e di portarci in territori molto più belli di quelli che siamo stati capaci di costruire in questa realtà. Il cinema per fortuna non è la realtà, è un mondo dove la possibilità è anche più alta della realtà, e quindi raccontare una favola, raccontare un film d'amore oggi al cinema vuol dire ricordarsi che c'è ancora una cosa ancora più contagiosa al mondo, ancora più contagiosa del Covid, dell'amore. Grazie. Quindi mi interfaccio molto spesso tramite i social, insomma tramite messaggi anche privati, insomma si è vissuto, ho vissuto, posso dire anche direttamente parlando col pubblico, una situazione molto difficile, ecco, tra gli studenti, tra i giovani, si è un po' rotto, no, quello di raggiungere il proprio sogno, no? Un po', i giovani si sono disillusi, ecco. Diciamo che abbiamo ripreso e diciamo, c'è ancora quella voglia di rivincita, di sogno anche, e siamo felicissimi. Io devo ringraziare, no, colgo l'occasione per questo evento, di ringraziare lui in primis e tutto il cast, perché mi hanno accolta, sono dei professionisti, per me era stato il primo film, quindi diciamo che è stata una grande sfida e avevo anche parecchia paura. E mi hanno insegnato anche moltissimo, quindi devo fare un ringraziamento speciale a lui.
e a tutti, davvero, perché prendersi, diciamo, cura di una ragazza che per le prime armi, no, con il cinema, con la riuscita finale, perché poi io devo dire di aver preso parte e dovevamo vincere tutti insieme, no? E per me è stata una grande vittoria riuscire a ricevere, avere la stima loro e di grandi professionisti. Quindi il cinema è come l'amore, bisogna farlo insieme, c'è poco, cioè è una cosa che ci dobbiamo mettere in testa, cioè fare il cinema è una cosa, cioè, ora come amore, anche quando di gruppo è divertente, però voglio dire, più si è meglio è, però, è vero, però è esattamente questo. Ora tornare nei posti, nei piazzi, cioè il cinema non è solo un'arte, ma è proprio un posto, cioè tornare negli arene, tornare nei posti a contatto col pubblico, sentire cosa il pubblico ha da dire, credo sia fondamentale, perché vero, Giulia ha un pubblico fantastico che la fine di quelle scrive, risponde, però il contatto umano poi diventa tanta roba. Grazie. Giulia, grazie. Pensi di proseguire in questa nuova attività? Speriamo, questo è bravo, raga, questo è forte. Io ce la metto tutta come in tutte le cose, quindi diciamo che la parola chiave è quella di studiare sempre, metterci sempre tantissimo impegno e senza mai, insomma, perdere l'obiettivo. Grazie per arrivare. Quindi è brava pure comunque. Molto, molto, no, ma devo anche dire anche lui che... molto bravo, un bravo, bravo, grande maestro. Aspetta. È vero. Il cast è bravissimo tutto, cioè secondo me restate sorpresi da tutto, ma fino a Herbert Cioffi che fa il prete, poi Paolo è molto bravo, Daphne, Barbara Venturato che è praticamente all'esordio, resterete sorpresi, poi io, è ovvio che, cioè, Loretta è, come dire, è un'istituzione, non è che la scopriamo noi, Greg è fantastico, cioè, e quindi la cosa forte, il film è bello perché ha un cast che si è voluto bene, secondo me si vede, e poi sì, non puoi fare una storia d'amore se la gente si vuole bene, cioè, è dai, sì, è vero, è verissimo, ah, una storia vera. Grazie. Vai, chi inizia? Se no vi racconto una barzelletta. Chi è il primo? Ma non sono fortissimo. Allora, senti, volevo chiederti, innanzitutto, è vero che la consapevolezza della nascita di un figlio ti fa affrontare, diciamo, le situazioni ancora meglio? No. No? No. Chi l'ha detta questa cosa? Ho sentito da qualcuno. No, in realtà ti permette di ragionare diversamente, di cercare di andare più in profondità e di avere una visione a 360 gradi, ma in realtà tutto si complica proprio perché è il momento in cui bisogna riflettere ancora di più, perché non si tratta di se stessi, no? Perché quando poi si tratta di noi siamo sempre abbastanza distratti, anche se poi neanche quello è giusto, ma quando si tratta di qualcun altro e poi soprattutto di una bambina è tutto molto più amplificato. Quindi è importante fare mente locale, capire quello che sta succedendo e poi affrontare la situazione. Se c'è tutto questo tempo. Certo. Quest'anno poi c'è stata la produzione di Merin Sud, no? Con Clementino e anche Casagrande che ha sostituito. Non è che me li fate spuntare da qui, no? Purtroppo no, sarebbe stato bello. Poi un tuo giudizio, un tuo bilancio di questa avventura che hai intrapreso e hai portato a termine. Se poi sarà confermata anche l'anno prossimo. Ah, purtroppo. Vediamo cosa succederà l'anno prossimo. Quello che posso dirti è che sono veramente felice di come è andata, perché Made in Sud è stata una scuola per me, più che un programma. Ho sempre sognato di farlo perché avevo già avuto modo di lavorare con molti degli artisti, anche il produttore, negli anni precedenti con una sitcom che avevamo girato a Napoli. Quindi un giorno dissi al produttore, io, ma prima o poi vorrei salire su quel palco. Ci ho messo parecchio tempo perché nel frattempo sono passati 10 anni in cui ho insomma fatto tante altre cose che sicuramente mi hanno aiutato, mi hanno arricchita moltissimo, finché non è arrivata poi questa proposta e quando mi ha chiamata ero pietrificata, perché sai quando aspetti una cosa che vorresti fare, però ormai dici vabbè, ma perché ci pensi, no? E invece poi arriva, quindi questa è stata per me una grande soddisfazione, ho dato il massimo e ti ho detto è stata una scuola perché è un programma in diretta insieme a 40 comici che sono molto molto impegnativi, quindi è stato veramente bello poterlo fare. Il tuo futuro sarà la conduzione ormai, penso, possiamo dirlo? Diciamo. È quello che vorrei fare, ho tutta la voglia di fare questo mestiere perché mi piace, sto bene, mi fa stare bene, quindi adesso che io arrivo dalla danza, però quando si cresce si iniziano a fare dei pensieri o si può decidere di rimanere dove
dove sei, perché fondamentalmente non stai male, oppure puoi decidere di fare step successivi per cercare di arrivare a quelli che sono man mano i tuoi sogni, che piano piano si evolvono, quindi fai fatica a stargli dietro, quindi ne raggiungi uno e poi ne cerchi subito un altro, e sono alla continua ricerca di questa voglia di fare. Un percorso simile a quello di Stefano De Martino in un certo qual modo, no? Sì, che doveva essere il tuo compagno di viaggio, non è anche concittadino. Esatto, certo. Anche sì, è vero, deve essere il mio compagno di viaggio, così non è stato, però insomma è stato ben sostituito da Clementino, il grande maestro Maurizio Casagrande. Va bene ragazzi, grazie. Una domanda c'è. Vai, sì. Certo, allora, nel 2009 di scelta nel... Guarda, nel 2009! No, 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 voglio... Una domanda... Allora, sto scherzando, stavo giocando! Allora, nel cast di Aida con Franco Zeffirelli, un grande maestro del cinema, di quell'esperienza cosa ricordi in particolare? Quella è stata la mia prima esperienza nel mondo dei grandi, ero la più piccina e non avevo neanche 18 anni, poi li ho compiuti durante lo spettacolo ed è stata la mia prima esperienza, quindi ero terrificata ma allo stesso tempo non ero abbastanza matura per pensare a tutti i drammi che adesso mi appartengono, quindi diciamo... Messo sulla bilancia è stato il lavoro con lo giusto, con il compromesso giusto tra il lavoro ma anche la leggerezza. Grazie. È un paese come il nostro che tra l'altro in questo periodo, in questi anni, sta sviluppando una scena drag veramente molto forte, che non ha nulla da invidiare a quella americana, quindi era giusto che venisse rappresentata in maniera corretta e in maniera come dire giusta, che mette una luce sui talenti di queste ragazze e non le ridicolizza e non le riduce solamente a una macchietta da usare per riempire gli spazi vuoti. Attraverso i tuoi social lanci spesso messaggi positivi, ultimamente abbiamo visto fare delle storie anche per diciamo per parlare delle fake news, di alcune notizie false sul tuo conto. Quanto sono importanti i social anche di questo? Ma guarda, per me sono fondamentali, nel senso che io sono un ragazzo molto attento anche ai temi di attualità, sono molto sensibile a determinate tematiche, quindi credo che i miei canali debbano essere usati anche sotto questa forma qui, perché ho una coscienza sociale di quello che sta succedendo nel mondo, che si sta amplificando specialmente dopo il Covid, e quindi per me questo è un modo di poter anche interagire con giovani della mia età, scambiarci idee, e non sempre ho ragione, a volte sbaglio, però è bello secondo me creare un confronto e creare un dibattito, che credo che sia quello che sia più mancato in questo paese negli ultimi anni, proprio i dibattiti, gli scambi di idee sani. Grazie. Prego. Sei molto sensibile, in base alla tua sensibilità, quando sei di fronte ad una scelta importante, i tuoi parametri di giudizio nel dare un sì o un no a seconda delle situazioni, quali sono solitamente? Pancia, quando sei, sì, quando secondo me sei le strette che devi prendere una decisione, devi sempre pensare alla concorrente che sul palco appena salita ti ha provocato quella roba nello stomaco che ti fa dire lei, e secondo me o ce l'hai o non ce l'hai. Tra i due reality che dovrai condurre su Discovery? Talent. Che commento ci fai? Che cosa ci puoi anticipare? Quali novità ci sono? Ma allora, TaylorMade è in onda adesso e sta riscuotendo un enorme successo, siamo molto felici, e è un talent che mette una luce sul mondo della sartoria, che è un mondo secondo me bistrattato, sia in Italia che all'estero. Tutti i grandi couturier sono stati storicamente prima di tutto dei grandissimi sarti, e la sartoria secondo me rispetto alla moda è sempre stata tenuta un pochino più nell'ombra, ma veramente la mano d'opera e chi produce poi gli abiti merita di avere uno spazio come in TaylorMade. Sarà una stagione. Hai parlato un po' della mancanza di confronto in televisione. Sì. E invece nei social ritieni che ci sia molta più libertà di espressione? Sì, ovviamente è un'arma a doppio taglio, nel senso che la libertà di espressione funziona qualora l'interlocutore ha una coscienza, tante volte questa cosa non c'è nei social, quindi diventa un po' un far west. Però sicuramente ti dà l'opportunità, come dire, anche di venire a contatto con realtà che sono talmente diverse dalla tua che istintivamente ti verrebbe, come dire, da chiudere. Però io sono naturalmente curioso, quindi a me interessa, specialmente se la pensi completamente diverso da me, voglio sapere cosa ti ha portato a pensarla così, no? E lo abbiamo visto in tanti dibattiti, da DDL Zan fino all'ultimo DDL che si sta combattendo, che è DDL concorrenza. E dunque a me interessa confrontarmi con dei giovani su dei temi di attualità, che poi la politica in realtà, quando mi dicono tu non fai politica, però in realtà tutti noi facciamo politica, perché la politica influenza le nostre vite e le nostre scelte quotidiane, quindi non serve dover fare politica o saperne di politica per parlare di politica. Chi è?
Tommaso Zorzi e Chiara Francini, siamo qui a Benevento perché? Perché è il Festival del Cinema e della Televisione, noi siamo qui a parlare del fenomeno culturale che è Drag Race, confrontarci con il pubblico e con chiunque abbia un'opinione su questo programma. E ritirare un premio. Assolutamente sì. Anzi, prima per questo. Prima ritiriamo il premio. E ci vediamo in autunno in onda su Discovery Plus con la seconda stagione di Drag Race. Seguiteci e non facite strunzato. Allora, ti volevo chiedere quali sono le caratteristiche che cercate nella prossima vincitrice di Drag Race Italia? Il talento, la preparazione, la disciplina e la voglia di mettersi in discussione. Questa è una qualità fondamentale per una drag queen. Quando si sale su un palco, soprattutto di fronte a dei giudici e ad un pubblico molto esigente come quello italiano, bisogna avere la capacità di mettersi in discussione. E devo dire che con le concorrenti di questa nuova edizione abbiamo trovato tutte queste caratteristiche.